Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. C'è un passato che è passato per sempre, ma c'è un futuro che è ancora nostro. Robertson, un predicatore inglese, vissuto all'inizio dell'Ottocento. Un passato che è passato per sempre, ma un futuro che è ancora nostro. È un futuro che dipende dalle nostre scelte di oggi. C'è un passato che non possiamo più recuperare, un latte versato che non si può raccogliere, un passato che è già stato speso, ma un futuro che è ancora nostro. Un tempo attuale che è ancora nostro. Un tempo attuale che possiamo vivere e recuperare per viverlo meglio, eventualmente per viverlo meglio del passato, o per viverlo in modo più produttivo e più intelligente, perché no? Se il nostro passato non ci piace, possiamo vivere un futuro, quindi vivendo il presente, in modo diverso, chiedendo a Gesù di entrare nella nostra vita, chiedendo a Gesù di insegnarci a vivere. Perfino Mosè diceva: «O Dio, insegnami a contare i miei giorni affinché io acquisti un cuore saggio. Insegnami a capire la misura dei miei anni, insegnami a capire che cosa è il significato della vita e che senso ha una vita se non porta qualcosa di buono. Che senso ha vivere se non lasciamo attorno a noi un segno di grazia, un segno di benedizione, un segno di pace, un segno di qualcosa di buono. Se non lasciamo il posto dove siamo passati più pulito, più ordinato, più benedetto di quello che abbiamo incontrati quando siamo arrivati. Se non lasciamo questo mondo un po' migliore di quando l'abbiamo incontrato, che senso ha la nostra vita? Eppure nella nostra vita, se anche il nostro compito è quello di pulire, probabilmente tutta la vita c'è da pulire. Probabilmente nella vita di tutti noi abbiamo continuamente bisogno di pulizia. Ci svegliamo la mattina e ci laviamo la faccia, ci laviamo i denti, ci facciamo una doccia. Eppure continuamente abbiamo bisogno di pulizia per noi stessi, per il nostro corpo, per i nostri vestiti, per l'ambiente in cui viviamo. E continuamente abbiamo bisogno di pulire. E la pulizia è qualcosa di importante, perché pulizia vuol dire igiene, vuol dire salute, vuol dire vivere bene, vivere nel pulito. E allora è importante per noi vivere bene il nostro presente, dare un senso a quello che stiamo facendo, non lasciare che la vita ti passi sopra, ma vivi la tua vita e lascia un segno nella vita che vivi, affinché quelli che vengono dopo di te possono dire: qua è passata una persona che ha lasciato un buon odore, qui è passata una persona che ha lasciato qualcosa di bello, così che seguendo il tuo odore, il tuo profumo, possono trovare la fonte della vita, che cercando il Signore e cercando la sua volontà possiamo avvicinarci all'eternità vivendola già da adesso, così che il nostro futuro, che oggi lo possiamo vivere, vivere come Gesù ci ha insegnato: chi crede in me ha vita eterna. Questo futuro che inizia e che continua con Gesù e sarà per sempre con Lui. Un abbraccio a tutti da Giacomo. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.